Quando nasce l'esperienza dell'Associazione Papa? FASAPA nasce nel gennaio 2014 da un'idea mia, di Elisa Fasan e di Sara Solari. Tutte e tre abbiamo frequentato l'università, abbiamo fatto comunicazione interculturale e ci siamo rese conto dell'esigenza di apprendere l'italiano, l'esigenza dei migranti arrivati in Italia che non conoscevano abbastanza l'italiano, quindi abbiamo iniziato a fare dei corsi, inizialmente in via Pre, in uno spazio che ci era dato dal Comune di Genova, in questa classe serale in cui sia io sia Elisa insegnavamo. Piano piano l'esperienza è esplosa, possiamo dire, nel senso che da 15-20 studenti siamo arrivate attualmente ad averne circa 350. Come riuscite a gestire questo servizio? Il nostro servizio viene gestito solo ed esclusivamente grazie ai nostri volontari, ne approfitto e li ringrazio perché senza di loro comunque noi non esisteremmo. Attualmente abbiamo circa 100 volontari, poi naturalmente c'è chi riesce a darci una disponibilità maggiore e quindi a portare avanti dei corsi che possono essere anche 2-3 volte a settimana, chi invece ci aiuta solo per eventi sporadici come possono essere mercatini e quant'altro, oppure uscite esterne di socializzazione, di conoscenza del territorio. Quali sono le lingue che insegnate? Attualmente insegniamo 3 corsi di tedesco, quindi tedesco base, tedesco intermedio e tedesco conversazione, inglese base, francese conversazione, Wolof, che è un dialetto che viene parlato in alcuni paesi dell'Africa subsahariana, quindi Senegal, Mali per esempio, russo. E attualmente basta, avevamo iniziato anche un corso, negli anni abbiamo fatto anche corsi di portoghese, attualmente c'è anche un corso di arabo, tutti i corsi di lingue straniere si basano sulla disponibilità dei volontari e la cosa bellissima è stata questa, perché nascono i corsi di lingua straniera a PASAPA? Nascono per il fatto che i nostri studenti di italiano iniziano a insegnare la loro lingua straniera e quindi l'idea focale qual è? Quella proprio dello scambio, io ti insegno qualche cosa e tu in qualche modo rivolgi verso l'esterno le tue competenze. Siamo in mezzo ai vicoli, questa esperienza aiuta, può essere, come dire, importante anche avere il contatto diretto con le persone che frequentano questa zona di Genova? Sì, siamo nel sestiere della Maddalena, che si conosce normalmente come un quartiere pericoloso, una zona rossa, eccetera, eccetera. In realtà la Maddalena è un quartiere fervido, pieno di associazioni che lavorano sul territorio. È importantissimo presidiare il territorio, è importantissimo parlare con la gente, è importantissimo esserci e costituire per il nostro piccolo, perché poi non siamo nessuno, costituire un punto di riferimento per tutti gli abitanti del quartiere, ma anche per le persone esterne, cioè è importante comunque anche far arrivare dall'esterno persone che in qualche modo riescano a superare la paura un pochettino pregiudizievole sul centro storico. I vostri locali qui nel cuore di Genova dove si trovano? Si trovano adiacenti alla Piazza delle Vigne, uno in Via delle Vigne e l'altro in Vico delle Vigne, poco più sotto. C'è una storia legata al secondo locale che state utilizzando, ce la puoi raccontare? Sì, questo locale lo abbiamo avuto in concessione da pochi mesi, è un bene confiscato alla criminalità organizzata, quindi è uno spazio per noi molto importante e solo adesso stiamo iniziando le attività. Quando si svolge il servizio che portate avanti con i ragazzi migranti? Allora, le nostre lezioni si svolgono in tutte le fasce orarie della giornata, quindi di mattina, al pomeriggio o anche in orario serale, dal lunedì al venerdì e poi adesso al sabato abbiamo anche dei corsi di matematica che sono rivolti ai ragazzi che frequentano le scuole medie o superiori e un corso di geografia. Chi sono le persone che si rivolgono a voi, che vengono a seguire queste lezioni? Allora, le lezioni vengono seguite da persone di tutte le fasce di età, quindi ci sono ragazzini che vanno a scuola, quindi minori, e poi ci sono giovani adulti e anche persone adulte un po' più avanti con gli anni e la maggior parte proviene da paesi africani, ma anche da paesi asiatici e europei. Perché per loro è importante svolgere queste lezioni al di là del fatto proprio della lezione stessa? Beh, innanzitutto la lingua è uno strumento fondamentale per far parte della società
in cui queste persone vengono accolte, e poi un modo appunto per conoscere nuove persone, per relazionarsi con persone che vivono qua in Italia o che anche vengono da altri paesi. Quindi per loro può essere un momento di rinascita, di rilancio. Loro prendono un diploma alla fine di questi corsi, che tipo di inserimento hanno dopo? Allora, noi non possiamo rilasciare delle attestazioni, delle certificazioni che abbiano un valore legale, quindi li supportiamo nell'apprendimento della lingua, però poi per avere una certificazione che abbia una validità devono frequentare un percorso scolastico istituzionale. In generale, per poter portare avanti questa attività, chi vi dà una mano? Ci dà una mano sicuramente tutto il gruppo di volontari. Le nostre attività sono solo a carattere volontario e poi organizziamo varie iniziative per raccogliere dei fondi che ci servono appunto a sostenere le attività, quindi ad esempio cene sociali, o mercatini dell'usato o altre attività di aggregazione. Che spese affrontate ad esempio? Beh, affrontiamo le spese della cancelleria, sicuramente libri di testo, penne, quaderni, le varie utenze e anche se abbiamo il supporto di tante associazioni e enti del quartiere che gratuitamente ci offrono le loro sale, quindi questo per noi è molto importante perché ci permette di risparmiare su affitto di ulteriori sale, oltre a quelle che abbiamo, che purtroppo non sono sufficienti. Ecco, la gente vi vede qua, siete quasi un punto di riferimento, vi conoscono, vi apprezzano anche? Sì, direi di sì, siamo conosciuti nel quartiere anche perché ormai da 5 anni ci vedono fare lezione con vari volontari e c'è molto passaparola, quindi molto spesso vengono nuovi studenti grazie ai contatti delle persone del quartiere. Cinque anni dall'inizio di questa avventura, com'è il bilancio dell'attività all'interno dei vicoli di Genova? Il bilancio è sicuramente positivo, abbiamo iniziato nel 2014 con dei corsi di italiano e già dal 2015 i nostri studenti hanno chiesto di voler insegnare la propria lingua e quindi abbiamo iniziato anche con dei corsi di lingua straniera aperti a tutti e poi abbiamo iniziato anche un attimo a interagire nel quartiere, quindi con le associazioni del quartiere, con altri quartieri di Genova e quindi diciamo che PASAPA sta crescendo anche a livello di volontari e non ci stanchiamo, nel senso che comunque siamo sempre aperti e dire cosa facciamo ora, come integriamo. Spero che ci sono ragazzi che hanno frequentato i corsi e che poi tornano anche ad insegnare. Sì, è capitato. Ad esempio c'è il corso di Wolof, c'è anche il corso di Arabo, quindi sono corsi che gli insegnanti sono appunto ragazzi e ragazze che hanno iniziato con noi il corso di italiano nel 2014-2015. I ragazzi da dove arrivano? Li manda qualcuno oppure si incontrano anche per la strada? Allora, c'è un po' tutte le tre possibilità, quindi spesso sono le comunità che ci inviano questi ragazzi, a volte passano nei vicoli e quindi chiedono direttamente, altri sono altre associazioni che li mandano perché comunque cerchiamo di fare rete con tutte le scuole del territorio, in modo che se noi su degli orari siamo a pieno a livello di posti, possiamo inviarli nelle altre scuole e viceversa. Come si riesce a portare avanti questa attività, anche complessa, a livello di volontariato? Come riuscite e anche chi vi dà una mano? Allora, io poi vivo tra Marsiglia e Genova, quindi sono forse quella anche che fa un po' meno, ma le ragazze davvero è come se facessero un doppio lavoro, perché hanno il loro lavoro e poi tutte le ore che dedicano veramente a questa associazione e poi vabbè, sicuramente i volontari che ci aiutano tantissimo, ma anche come dicevo prima le associazioni di quartiere che comunque ci sostengono e poi chiediamo anche finanziamenti, bandi del comune, della regione, di associazioni private, quindi sì. Possiamo dire che c'è una rete all'interno della quale siete inseriti che vi dà una mano? Sì, ci sono
diverse reti, ora non vorrei nominarne alcune per non riuscire a nominarle tutte, ma comunque soprattutto nel quartiere, quindi sì, c'è la rete di abitanti, la rete delle scuole, la rete delle associazioni che comunque si occupano di persone migranti, di stranieri, ma anche di singoli cittadini che abitano nel quartiere e che hanno voglia di migliorare, di cambiare, di fare cose insieme. Le persone vi hanno accolto anche qui del quartiere? Sì, sì, benissimo, no, davvero, ci sentiamo a casa, è proprio bello. Qual è la panoramica dei locali sul quale svolgete la vostra attività? Allora, Pasapà è presente nel Sestiere della Maddalena e di Via Pre. Abbiamo due locali, qui alle mie spalle c'è Via delle Vigne, che è poi la sede dell'associazione, e Vico Vigne, che è un nuovo spazio. Abbiamo poi, ci appoggiamo grazie all'aiuto di altre associazioni, abbiamo per esempio il formicaio, facciamo lezioni a formicaio in piazza Cernaia grazie alla cooperativa al laboratorio, siamo qua al Chiostro delle Vigne che ci viene prestato da Don Anselmi, e siamo in via Pre alla Staffetta, quindi insomma siamo abbastanza presenti sul territorio appoggiandoci in vari punti. Quest'ultimo locale in via delle Vigne è inaugurato il 6 di marzo, ha una storia molto particolare, ce la vuoi raccontare? Sì, ha una storia particolare, noi ne siamo molto contenti, nel senso che per noi è un grosso passo, è un locale che era andata a bando, fa parte di una grossa confisca ed è andata a bando a giugno dell'anno scorso e noi l'abbiamo vinto con un piccolo progetto che però ci stava molto a cuore, proprio perché noi siamo già molto presenti in questa zona, quindi per noi era avere un secondo spazio nostro da gestire e da tenere un po' sempre aperto, questa è un po' l'idea del progetto. Quindi lì è uno spazio nuovo dove noi faremo un'aula studio presidiata, l'idea è un po' di tenerlo sempre a disposizione di tutti, quindi per esempio mentre siamo qua adesso c'è una lezione di italiano di preparazione al CPA per il livello A2 e poi ci saranno tanti volontari che terranno sulla saracinesca e che apriranno le porte a studenti, a chiunque voglia sedersi un attimo, studiare qualcosa e ritrovarsi. Bello questo aspetto di un bene confiscato che però viene riutilizzato a scopi benefici, comunque di solidarietà. Sì, è molto bella come cosa e soprattutto c'è da tenere in conto che Pasapà è molto numerosa, quindi è uno spazio che non viene usato da pochi, viene usato da tanti, è veramente rappresentativo un po' del quartiere della cittadinanza, perché noi abbiamo una quindicina, tra 15 e 20 volontari a settimana che lo tengono aperto e che ci aiutano, e con un giro comunque di studenti, ora siamo all'inizio, dobbiamo un po' ingranare, però contiamo poi di avere affluenze su 50-60 persone, insomma andare a dei regimi abbastanza alti, questo proprio perché non è uno spazio per pochi, ma uno spazio per tanti. Tra l'altro noi abbiamo l'idea di darlo a disposizione la sera per delle riunioni, peraltro qui è un quartiere molto, dove sono molto presenti le associazioni, quindi l'idea è anche appunto di darlo a disposizione loro. Passo dopo passo si va avanti, perché avete scelto questo nome Papa? Passo dopo passo bisogna chiederlo alle fondatrici, perché però è sicuramente molto rappresentativo dell'associazione, nel senso che noi siamo un'associazione piccola, fatta da singoli che poi insieme invece diventano fortissimi, però basata sul volontariato, abbiamo dei giri veramente di pochi soldi, però riusciamo piano piano a costruire, e Vico Vigne è un pezzo in più, abbiamo creato e stiamo creando veramente qualcosa, nel senso che c'è un gruppo di persone che si conosce, che si sta conoscendo, che sta imparando da un sacco di cose, da un sacco di situazioni in cui poi veniamo messi. Quindi Pasapà. Oggi c'è tanta paura nei confronti del diverso, voi invece portate avanti un'attività di incontro e di ascolto, questo aiuta nei rapporti con loro e anche con le persone che vivono qua secondo te? Ma sì, l'idea di Pasapà è che ognuno è un singolo, cioè ognuno, poi non importa da che paese vieni, noi apriamo le porte a chiunque e poi ovviamente i rapporti si creano in maniera naturale, quindi ripeto, ognuno è quello che è e non può venire giudicato a priori, quindi noi veramente, e questo ci tengo a dirlo, nel senso che Pasapà non è rivolto a un pubblico, Pasapà è rivolto a tutti, quindi i corsi di italiano sono per gli stranieri, quindi per chiunque voglia imparare, che venga da qualsiasi paese e abbia un qualsiasi livello di scolarizzazione,
ci sono i corsi di lingua straniera per gli italiani, e quindi è aperto a tutti, ma proprio perché non c'è un giudizio a priori, non c'è una selezione a priori, ecco. E vediamo che funziona, nel senso che poi i legami si creano, ma si creano in base alle persone, cioè in base all'empatia, quindi c'è chi si trova, c'è chi non si trova, e questo è molto importante perché non si fanno gruppi a priori. Che cosa state studiando questa mattina? Abbiamo affrontato alcuni suoni in particolare, perché io mi occupo dei ragazzi che proprio non hanno proprio ancora preso la capacità di scrivere e leggere. Quindi abbiamo affrontato, come avete visto magari, il suono scasco scuo, oppure ripassiamo i suoni più complessi. E nello stesso tempo associo ad una scheda di apprendimento della lingua a schede sul riconoscimento di oggetti. Per esempio, adesso ci stiamo dedicando ai mezzi di trasporto nella città. E loro come si trovano? I ragazzi fanno fatica, imparano? Come va? Io direi che sono ragazzi che in generale si impegnano molto. Quelli che seguono i nostri corsi è perché hanno la motivazione ad apprendere, quindi devo dire che si impegnano. Io per esempio aggiungo anche un esercizio un po' a casa, proprio per abituarli ad avere un minimo impegno e per aumentare le loro capacità, ecco. E da quanti anni è volontaria? Da alcuni anni ormai, saranno 5-6 anni senz'altro. Diciamo che è una bella rete anche di amicizia e sì, di ascolto delle persone. Senz'altro anche delle loro problematiche, dei momenti particolari anche purtroppo a livello politico che stiamo vivendo, in certo qual senso. Quindi loro sentono molto. Sei stata un'insegnante? Io sono sempre stata, sì, un'insegnante in pensione da 3 anni, dalla scuola primaria. Quindi è contenta anche di portare avanti questa sua professione, sì, e farlo con loro? E senz'altro, senz'altro. Io infatti con il direttivo di Passapaccio ho sempre espresso questo desiderio, perché visto che era un po' la mia attività, attività che magari un professore ad un livello anche più alto del mio non è capace proprio di saper affrontare, ecco. I ragazzi che difficoltà hanno nell'imparare la lingua? Quali sono gli aspetti più difficili da affrontare? Ma per esempio quest'anno, che ho avuto per il primo anno ragazzi cinesi, chiaramente la pronuncia di alcuni suoni, ecco, in particolare, che loro non hanno. Per il resto devo dire che per le altre lingue, insomma, i suoni un pochino più particolari che abbiamo noi, però per il resto devo dire che con la buona volontà, ecco, sopperiscono anche le difficoltà che presenta la lingua italiana, ecco. Che cosa ne pensi della lingua italiana? Mi penso parla bene, sempre. Per adesso ho trovato quella prof maestra bravissima per me. Per quanto tempo vieni qua? Due mesi? Ottobre è venuta qua perché l'ho trovata bene. Adesso un po' bene, parla bene di prima. Il prima non capisco questo, si chiama il verbo. Poi da parla così basta, poi adesso mi senti un po' bene, felici. Hai fatto dei passi avanti, si capisce quello che dici. Sì, per adesso, grazie mia maestra, grazie a lei, veramente. Tu di dove sei? De Marocco. Quindi che difficoltà trovi nella lingua italiana rispetto alla tua lingua? Però quando è venuto qua l'ho trovato difficile, perché non capisco niente. Sì. Poi c'è quanto i bambini piccoli, non capisco niente di niente. Però adesso grazie a Dio, adesso bene, poi grazie mia prof, già fatto bene. Per adesso mi sento, vado avanti, non ha... Okay. Sì, bene. Thank you.
turno anziani nasce con l'obiettivo di sostenere le famiglie nella cura della persona anziana, cercando di procrastinare il momento dell'eventuale istituzionalizzazione. I centri diurni poi si dividono in secondo e primo livello. Il secondo livello è per soggetti che hanno un prevalente disturbo cognitivo, il primo livello invece è per quei soggetti che vengono al centro diurno con una richiesta di aggregazione sociale. È evidente che gli obiettivi sono diversi a seconda del livello afferente del soggetto. Per il secondo modulo l'obiettivo principale è quello di rallentare un decorso involutivo, quindi il deterioramento cognitivo delle persone, cercando di potenziare al massimo le capacità residue. Per il primo livello, invece, cercare di rispondere al bisogno relazionale che queste persone ci portano. Al centro diurno anziani si accede tramite la presentazione di una domanda che si può trovare in forma cartacea presso la segreteria del centro oppure sul nostro sito internet. Il centro diurno anziani ha sia dei posti convenzionati con la ASL 4 che posti a trattativa privata. Le domande vanno consegnate in entrambi i casi qui al centro Benedetto Quarone alla coordinatrice dell'area anziani Tiziana Fieramosca. Noi operatori sociosanitari del centro Benedetto Quarone, del centro diurno, ci occupiamo di quella che è l'assistenza di base che riguarda i nostri utenti, con particolare attenzione a mantenere quelle che sono le loro capacità residue, a stimolarle laddove sia possibile oppure ad accompagnarli nel loro percorso aiutandoli laddove loro non riescono. Ci occupiamo in particolar modo di alimentazione, idratazione fondamentale nelle persone anziane e dell'igiene personale. Per quel che riguarda l'igiene personale, laddove ci siano delle problematiche, laddove la famiglia ce lo richiede, sia per disturbi comportamentali oppure per semplici barriere architettoniche nelle loro case, diamo la possibilità di accedere a un bagno assistito, in un bagno che abbiamo molto ampio, laddove ci siano degli strumenti idonei alle loro problematiche. Diurno anziani è un luogo rassicurante e di protezione. Noi operatori formuliamo dei piani di intervento che sono personalizzati per ogni ospite e che tengono conto del loro livello cognitivo, dei loro ritmi e anche dei loro bisogni. Questi programmi svolgono un importante lavoro di mantenimento e di potenziamento delle loro risorse. Inoltre, le stimolazioni e le gratificazioni che i nostri anziani ricevono durante le attività possono aiutare l'anziano a sentirsi ancora capace. Noi ogni giorno osserviamo che l'esperienza del fare aiuta l'anziano ad acquisire maggiore fiducia in se stesso e nelle proprie abilità. Per noi è importante mantenere il benessere dei nostri ospiti a 360 gradi e non per ultimo il loro benessere psicologico. Mi occupo di stimolare la funzione linguistica, favorire la capacità di attenzione e di concentrazione e migliorare le capacità relazionali e comunicative attraverso attività come la stimolazione cognitiva, quindi lettura del giornale, attività ludico-ricreative, giochi di società,
e attività occupazionali. Complice la bella stagione, organizziamo delle uscite con i nostri ospiti, ovviamente tenendo in considerazione i loro interessi. All'interno del centro Acquarone, nell'area anziani, c'è anche una parte dedicata alla residenzialità con una residenza protetta di 20 posti, di cui 15 con funzioni di mantenimento. Lo stile che vogliamo avere nella residenza protetta è sempre uno stile familiare. Un valore aggiunto per i nostri ospiti della residenza protetta è quella di poter frequentare tutti i giorni dal lunedì e venerdì le attività che vengono proposte al centro diurno anziani, anche in riferimento a quello che è il piano di assistenza individualizzato che viene stilato con tutta l'equipe operante nella residenza protetta. Lavorare in questo centro è, insomma, mi ha dato veramente tanto in questi 15 anni di esperienza lavorativa. È un lavoro che comunque ti segna dentro, ti dà molte soddisfazioni, è molto faticoso, richiede molta pazienza, però comunque sia, quando si esce, si varca il cancello del centro, è sempre comunque una bella esperienza. Bisogna avere molta pazienza e molta dedizione alla persona anziana, però una volta che ti rendi conto che il lavoro è fatto per te, ti porti a casa un sacco di esperienze. Il mio lavoro consiste nell'igiene della persona, nel mantenimento della persona al meglio e, oltre al mantenimento fisico, al mantenimento mentale, per non avere un degrado cognitivo avanzato e mantenere tutto l'aspetto fisico e mentale della persona. La mia presenza in mezzo agli anziani del centro diurno del centro Benedetto Acquarone è dovuta ad una delle intuizioni di Don Nando. Facciamo un po' di conversazioni con coloro che hanno il piacere di parlare con me, di parlare di tante cose. E poi abbiamo anche un orientamento, un po' di catechesi che facciamo. Pur essendo un centro di tipo sociosanitario, cerca di proporsi come un posto informale, un posto familiare dove le persone possono venire accolte e sostenute. E è per questo motivo che abbiamo scelto, per esempio, di non utilizzare delle divise, per cui tutto il personale, anche il personale sanitario, non utilizza camici bianchi, proprio perché non vogliamo rappresentare per i nostri anziani un luogo di cura. Perché il timore è che, presentandoci eventualmente come un luogo di cura, l'anziano si potesse porre come un malato, e questo non ci sembra possa servire per perseguire a 360 gradi il benessere dei nostri anziani. Per cui ambiente familiare, pur con grandi numeri, è assolutamente informale. C'è un po' di tutto, si fa un po' di tutto, si lavora, si disegna, si andiamo in gita e mangiamo bene, facciamo un po' di tutto. Giovanna, da quanto tempo viene al centro diurno? 2 anni. E come si trova? Bene, bene. Cosa le piace di più del centro diurno? Mi trovo bene, mi piace tutto, sono in compagnia, sono gentili, buoni. Io mi trovo bene, sono contenta.
io ho saputo che tu hai insegnato agli operatori a fare una cosa molto buona. Che cosa? Le orecchiette che in pugliese come si chiamano? Orecchiette. Orecchiette. Mi strascinate.